Amici e amiche di Pepe Hightech, bentornati sul canale. Quest'oggi con una nuova puntata Resident Evil 3 Remake. Ma vediamoci direttamente in partita. Allora, l'altra volta avevamo preso le chiavi per andare sul retro. Però io direi di esplorare prima questa zona qui. Ma ok, vabbè, lui che parla con la figlia. Io prenderei questo. Ok, lo ricaricherei. Perché guardi là? E qua. E andrei sul vicoletto al retro. Ok. E raggiungerei la metropolitana, direi. Ah, vai, forza. Chiavi, 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 chiavi. Eccoti qua. Usa. Bene, si è aperto, per fortuna. Allora, io volevo vedere, non mi ricordo se si può combinare qualche altra cosa. Fate vedere, questo posso combinarlo con... Ah, da, no, niente, ho detto... Pensavo male, pensavo male. Oh, mamma mia. Quando si beve troppo, vedi cosa succede. Oh! Allora, aspetta. Ok. Ok. Oh, no, 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 aia, la cabeza. Oh, annaggia, mi vado a sprecare sempre tanti colpi, su. Oh, ok, fammi curare un pochettino, prendiamo l'erba magica, ok, anche se non ce n'era ancora bisogno, però. Ah! Vabbè, ah, quando è chiuso così non fa niente. Ah, ah, ah. Oh, allora prendiamo la pistola. Ok. Oh. Ah. Annaggia. Come fa? Si può salire per le scale? Qualcosa per di qua. Allora aspettate, fatemi aumentare pure il volume. Questo gioco ho un volume strano, fatemi aggiustare le cuffie. Qui che cosa c'è? Lettera all'editore del Raccoon Times. Gentile editore, le scrivo per portare all'attenzione un importante problema. Chiunque abbia un figlio sa bene quanto Crystal Promenade sia un luogo di aggregazione per numerose famiglie nel fine settimana, e non c'è negozio che sia popolare tanto quanto il Toy Uncle. Non ho potuto fare a meno di notare però che nei giorni di forte vento quella grande testa sul tetto del negozio oscilla molto pericolosamente. Se dovesse venire giù all'improvviso, qualche bambino potrebbe farsi male seriamente. È la terza volta che ne parlo con i responsabili, ma questi non sembra essersene affatto preoccupato. Perché bisogna sempre aspettare che ci scappi il morto prima di prendere provvedimenti? Se deve essere la testa di qualcuno a cadere, che sia allora quella del responsabile. Sbrigatevi a buttare giù quell'affare. Timothy Wiles. Lui, insomma. Ok, qui c'è... Grimaldello usa, apriamo, vediamo se c'è qualcosa di utile. Oh, perfetto, amo questo Grimaldello. Ah, questo sì che è molto utile. Già sono caricate, va bene, però io le conserverei ancora. Qui c'è qualche altra cosa che ci può interessare? No, 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 pure no, vabbè. E allora, beh, scappiamo dove dobbiamo andare, su, forza. Vai, 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 vai. Tanto rincontriamo un altro di quei mostriciattoli, sono sicuro. Perché è impossibile che non ci sia qualche mostriciattolo. Eccolo là. Che è? Che cos'è? Chi è? Oh! Lancia razzi. Fuggi dalla creatura, io sto fuggendo dalla creatura, però... Ah! Come fuggo dalla creatura? Sto correndo! Corro! 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 Ah, qua, 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 il generatore, generatore. Vieni, vieni, no, no. Ah!
Questo ha fatto male. Vieni, dai, su. Forza. No. Allora, aspetta, prendiamo un altro po' di erba qua, eh. Ah, ecco, a saperlo non la consumavo. Ok. Mi è venita ad aiutare, ragazzi. Io non lo so, Squillo, ora il telefono. Sì, pronto, dimmi. No, insomma. Non è possibile. Pensavo l'avessi ucciso. Anch'io. Venite a dare una mano. No, dai. Oh. Mi venite ad aiutare? Ecco, a posto, sono morta. No, oh. Non so se è più resistente Gillo o il mostro a questo punto. Inizio a dubitare che ho sprecato colpi. Praticamente dovevo fuggire, non dovevo colpirlo, rallentarlo. Va bene, dai. Non so perché quella scala penso che sia la mia via di fuga. Sì. Ok, cure non ne ho più, va bene. Ok, già era veloce Jill, no, già eri veloce come un'anziana. Un'anziana di 2000 anni, no? Voglio dire, nulla togliendo agli anziani, ne conosco di anziani di agilissimi. Però, dai. Un'idea su come liberarmi di quello strozzo. Torna alla stazione. Così lo porterò da voi. Sì, vabbè. Prendi sto coltello. Ok, spray, bene. Usiamolo subito, sennò qui muoio. Ok. Via. Dai, forza, portiamolo là. Io intanto i proiettili per sicurezza li metto. Qua brucia tutto. Questo grande e grosso però. Aspetta, no. Io. No, è di qua la stazione. È impossibile che ora non mi sbuca avanti, ora mi fa spaventare. Ecco la testa. Ecco la testa. Ah. No, no, sono morto. Devo scappare dall'altra parte. Ai. Mi hanno detto a testa. No, no, continua, dai. Continua, continuiamo. Ok, vediamo dove dovevamo continuare. Ok. Non ha schiamazzato la testa. Ragazzi, l'aveva detto, sono stato io. Pensavo di poterci passare sotto. Ho sbagliato a pensarla in questo modo. Vediamo. Ok, scappa. Via. Scappa. Ok. Ok, yeah. Sposta. Ti fermi naturalmente qui, che non posso passare. No, ok. Perfetto, fammi andare, dai. Dai, Ax, fammi prendere lui, va. Tanti colpi, da quanto ho capito, li troverò. Eccolo, scappa. No, non è qua, forza. Ah, finalmente, Carlos. Eccomi, Carlos. Jill, corri più veloce, Jill, ti prego. Ecco, un altro colpo. Non so se lui che la mira fa schifo, lei che c'ha la pelle d'acciaio, Supergirl, Wonder Woman, non lo so, Wonder Woman. Questa è stata tosta pure per lui. Okay. Insomma. Non si è fatto niente lui. Ah, ok. Forza. Buona idea, dai. Però la sbrigata è che dubito che si sia fatto male, eh. Andiamo. Sì. Andiamo. Vai alla banchina della metro. Ok. Ok. Beh. Su. Forza. Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Grazie. Prego. Cammino. Volevo Sicili. Sei molto più coraggiosa di me. Non ti fermare, cammina e parla. Con la bocca si parla, con le gambe si cammina. Mannaggia, due cose insieme che non le riescono a fare. Ora? Dai, meno male. E tu no? No. Ci sono novità. Non partirò con voi.
Ah, no? Perché no? Ah, perché no? Ordini dall'altra. Ah, sì? Cioè? Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Vabbè. Ciao. Andiamo. Sinistra o destra? Ok, scendiamo le scale. Da Carlos. Essi qua? Ah, così ci salutiamo e te. Vabbè, ciao. E che ti devo dire? E fai così. Ok. Ah, eccoli qua, il capitano. Ok, ciao. Ottimo capitano. Sei grazie. Davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Cioè, lo conosci da 5-10 minuti, eh? Questo scienziato. Vabbè. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona veramente ha appena salvato quella di tutti, però... Si parte! Così semplice? Ok, vediamo che succede qui. Non crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Ah, perché no? Ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Scusate, stavo regolando il come volume. Come ha fatto il platone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso, non è vero? Capita. Eccola. Cos'è stato? Il mostro. Eccolo là. Oh, mamma mia. Perché questo stronzo non è ancora morto? No. Beh. È tardi. Presto, di qua. Andiamo. Nicolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nicolai! Bene, bene, bene. Uomo molto coraggioso, Nicolai. Ah, oh, povero capitano. Scendi dal mio treno, bastardo! Ah, bravo. Oh! Aia! Si sveglierà con un bel mal di testa. 29 settembre, ora 2.34, cancello ovest. È passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Direi. Con nuova fiamma. No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Ma l'hai conosciuta 2 minuti fa. Come lo fai a dire? Vabbè, se si riferisce a lei. Vabbè. Ok. Ok, occhi aperti adesso, Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Queste tombe non le vedo bene. Qua che abbiamo? Poco e niente. Vabbè. Perché a me sembra più un cimitero. Direi. Un cimitero. Sembra proprio un cimitero. Allora? Fermo! Ti! No, non anche tu. E spara la testa, dai. Aia, no, perché non gli hai sparato? Ormai sei condannato. Bene. Merda, è chiusa. Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. Fatti sotto! Resistente. Oh! E beh! È morto finalmente? Polis, Brad. Brad, l'amico di Tesserina. Va bene. Sì. Dai, Ecco. Andiamo a vedere.
Non lo so, ma qui c'è un punto di salvataggio. Abbiamo del lavoro da fare. Vedi un po' la cosa. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Ok. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Va bene. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Vabbè. Carlos, dà un'occhiata qui. Che c'è? Dimmi. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Ok. Quindi vabbè, chiesto computer, È diventato snidare e catturare. Bene. Ok. Buono a sapersi. Va bene. Apro la serranda per farti passare. Ok, resta grazie. Qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ok. Mi raccomando. Ehi. Fa attenzione. Sì, certo. Bene ragazzuoli, io salverei proprio la partita qui, perché va bene qui, sì, e vi invito a continuare a seguirmi, di continuare a seguire questa serie e tutte le altre serie che porto sul canale, e mi raccomando lasciate il mi piace, commentate se volete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ditelo a parenti, amici, conoscenti, fratelli, sorelle, mamma e padri, e fateli iscrivere al canale. Ci vediamo con il prossimo video, come dice mio figlio Jaden. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!